Oltre la stagione, la Liguria, il turismo accessibile 12 mesi l'anno, il tema del convegno che Fiste Cisle, Fisa Scate Cisle e le associazioni di categoria che si occupano di turismo terziario e servizi hanno organizzato a Sanremo presso il Casinò Municipale. Ora si può fare turismo in Liguria per 12 mesi all'anno? Si può fare, questo è un obiettivo che dobbiamo avere tutti perché la Liguria è una zona del Mediterraneo che è in grado di ospitare i turisti durante tutto l'anno, assolutamente. Secondo noi questa strategia deve caratterizzare le scelte politiche delle varie amministrazioni, ma deve caratterizzare un po' tutti gli operatori turistici e anche il sindacato. Bisogna attrezzarci perché nel futuro il turismo nel nostro paese avrà sempre un ruolo crescente. L'Italia potrà crescere nelle economie nelle quali è competitiva, il turismo è una di queste. Secondo noi nel turismo si può anche creare occupazione, soprattutto per i giovani che oggi non trovano occupazione in altri settori, soprattutto in Liguria, dove abbiamo assistito ad una sorta di deindustrializzazione in questi ultimi anni, nella quale appunto sono cresciuti il numero dei giovani che non riesce a trovare un'occupazione stabile. Il turismo può diventare un'opportunità che rende competitiva quest'area. Insieme agli altri paesi del Mediterraneo, l'Italia deve diventare un competitore sempre più importante in questa importante economia. Diversi gli interventi sugli argomenti e sulle problematiche che riguardano una più estesa gestione dei flussi turistici in Liguria e più in generale in Italia e le opportunità che si offrono ai lavoratori e imprenditori del settore. Oggi mettiamo al centro un pezzo importante di lavoro, di occupazione e anche di ricchezza, di reddito della nostra regione. Questa categoria della CISL, la Fisascat, la FIST, per anni hanno combattuto per mettere al centro il tema del turismo quando magari nell'immaginario collettivo il turismo veniva considerato un'attività di serie B, anche da una certa intellighenzia, diciamo, un po' diffusa che non ha mai guardato con molta attenzione a un lavoro che invece significa professionalità, significa tanti addetti, significa un'industria pulita, sostenibile, non delocalizzabile e che offre tantissimi motivi anche di volano per altri settori. Quindi davvero il turismo diventa non il tutto il lavoro e tutto il futuro della Liguria, ma un pezzo sempre più importante di lavoro e di futuro per tutta la Liguria. Sono state inoltre discusse le varie opportunità in termini occupazionali e di sviluppo che il turismo offre in Liguria. Cosa avete chiesto alla Regione? Chiediamo naturalmente di sostenere questa attività come obiettivamente, devo riconoscere, è stato fatto negli scorsi mesi. Noi abbiamo realizzato primi in Italia un patto per il lavoro nel turismo che sostiene il lavoro appunto turistico, cercando di allungare la stagionalità, quindi avvicinandosi a tutte quelle località turistiche che hanno fatto, diciamo, del turismo 12 mesi l'anno la propria fortuna. Ora, anche noi abbiamo dei forti margini di miglioramento per destagionalizzare l'offerta turistica e offrire maggiore ricchezza e nuove opportunità occupazionali per i giovani e per le persone che vogliono, lavorare in un settore sempre più trainante per l'economia della nostra regione. Al termine, come parte integrante del convegno, si è tenuta una tavola rotonda sul tema Missione Riviera tutto l'anno. La sfida per battere la concorrenza non conosce limiti temporali tra provocazioni e nuovi piani di finanziamento. La Fisascat Cisl propone il suo impegno.